Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto lei ha fatto molto bene, a mio parere, a evidenziare come questo 9 maggio abbia due manifestazioni diverse. Cioè, da una parte in Russia, a Mosca, questa parata militare che in qualche modo l'ostentazione della forza militare della Federazione Russa, e dall'altra l'Unione Europea che proprio oggi celebra, ricorda l'inizio di questo percorso che ha portato l'Europa a mettersi insieme e ha creato l'Unione Europea proprio come antidoto alla politica di potenza sul suolo europeo. Tra l'altro ricordiamoci anche che oggi Macron sarà a Strasburgo per chiudere quella che è stata la conferenza sul futuro dell'Europa, cioè un momento in cui i cittadini europei, ricordiamocelo, i cittadini europei hanno dato il loro contributo per un'Europa diversa, un'Europa che secondo loro deve portare avanti alcune riforme, fra cui quella della la modifica del diritto di veto, che è quella che rende l'Europa in molte decisioni paralizzata. Allora, se la domanda è che cosa deve fare l'Europa, beh, io credo che l'Europa oggi più che mai possa giocarsi un ruolo, anzi debba, uso questo verbo, debba giocarsi un ruolo da protagonista nella costruzione del percorso di pace, nell'aprire un negoziato con la Russia, con Putin. Ricordiamoci anche che fino ad ora, adesso al netto delle parole che sono state utilizzate oggi da Putin e che insomma non mi sembrano l'avvio di un percorso di beatificazione del presidente, anche se non ha evidenziato o comunque non ha chiamato alla mobilitazione generale o non ha evidenziato una guerra nucleare, però non c'è dubbio che sono state comunque parole di retorica, ma anche parole dure, cioè parole di guerra, parole tese a giustificare un'aggressione militare nei confronti di un altro Stato. Certo. Un'aggressione alla quale la risposta dell'Europa sono state le sanzioni, ma oggi non c'è dubbio la che quello dell'Europa deve essere la costruzione del percorso di pace. La domanda è, si può...